La matricola Cenaia rovina la festa del Montevarchi, che è costretto a dividere la posta rinviando l'appuntamento con la vittoria. In casa rossoblù la situazione non è certo delle migliori. Le assenze stanno condizionando il lavoro dell'allenatore, che era sicuro di una reazione del suo gruppo, reazione che è arrivata solo a metà. Contro l'avversario mai affrontato finora, il Montevarchi della prima parte ha portato solo un'insidia con Pardera, ma la conclusione è stata deviata in corner. Minuto 20 ci prova dalla distanza il Baby Boncompagni, ma il portiere Baroni para pur con qualche difficoltà. Il Taquinho registra anche una bella conclusione di Artini, senza però gli esiti sperati. Nella ripresa si registra al settimo il primo tiro del Cenaia. Al minuto numero 11 il vantaggio del Montevarchi, un gol storico perché il primo stagionale, merito di Boncompagni che sfrutta un'azione in profondità. Grande la soddisfazione per il Baby, che aveva iniziato la stagione a figline. Al 26esimo la doccia fredda che gela il Brilliperi, gli ospiti pareggiano con Bruzzi che segna in maniera decisamente casuale. Al 33esimo un altro episodio dubbio nell'area dei Pisani. Finale all'arma bianca con il Montevarchi che si getta nell'area degli ospiti, pericolosa una deviazione aerea di Frank Lanci, poi dopo 9 minuti di recupero il triplice fischio che obbliga i rossoblù a rinviare l'appuntamento con il successo.